Gentili signori e signori, buonasera a tutti da Mimmo Siena, ben ritrovati per questa edizione dedicata ai mondiali di calcio di Speciale News. Dunque, mancano poche ore per l'attesa sfida in programma a mezzanotte tra Italia ed Inghilterra a Manaus, nel cuore dell'Amazzonia. Gigi Buffon, il numero uno azzurro, non è riuscito a recuperare dall'infortunio alla caviglia. Nonostante fosse in programma un tentativo per recuperarlo, ormai al 100% non ci sarà al suo posto il secondo portiere della nazionale, il portiere del Cagliari, Sirigu. Intanto c'è stata qualche apprensione per quanto riguarda l'allarme sicurezza proprio a Manaus, perché c'era stato un allarme bomba e poi è rientrato. Tra l'altro, gli addetti alla sicurezza si sono preoccupati di una macchina sospetta che si trovava vicino allo stadio. L'hanno smontata verso per verso, ma non hanno trovato nulla. Quindi, allarme rientrato in pratica dopo poche ore. Ormai manca veramente pochissimo all'atteso appuntamento con la nostra nazionale che esordisce al mondiale. Un mondiale speriamo che sia il più possibile lungo, anche perché con gli infortunati che sono arrivati nel corso degli ultimi giorni, il cammino per i ragazzi di Cesare Prandelli è tutto in salita. E vi possiamo anche fornire naturalmente in questa edizione del nostro giornale anche la cronaca inerente alla prima partita di oggi che si è svolta a Belo Horizonte, che ha visto il successo della Colombia sulla Grecia con il punteggio di 3-0. Avvio scoppiettante dunque per l'outsider del mondiale contro una Grecia abulica. Sblocca Armero al sesto minuto del primo tempo, complice una leggera deviazione greca. Il raddoppio su azione di corner al 12° della ripresa con Gutierrez ed il tris al 92° con Rodriguez. La prima giornata sarà completata nella prossima notte alle 3 di questa notte, appunto, con la sfida tra Costa d'Avorio e Giappone. Ma non bisogna dimenticare che il girone degli azzurri comincia alle 21, quindi mentre andiamo in onda, quindi in corso, siamo intorno alla mezz'ora del primo tempo per la sfida di Fortaleza tra Uruguay e Costa Rica. Naturalmente tutti gli aggiornamenti li potrete seguire sul nostro Breaking News aggiornato in tempo reale. I nostri appuntamenti con l'informazione: innanzitutto domani 12:30 Radio Sport Brasile 2014, e poi domani Speciale News prima edizione alle 13 con le notizie, e poi alle 21:30 con la nostra edizione dedicata ai mondiali di calcio. Grazie per la vostra attenzione, a tutti un buon proseguimento di serata.